particolare l'esercizio base che facciamo è questo, un cammino a tempo con il metronomo davanti a me, sempre la stessa posizione massima. Sia lo sci da sci alpinismo sia la disciplina della discesa. Ovviamente le necessità sono completamente diverse. Nella sci da discesa, un po' per le normative per gli sganci e quindi avere delle zone che facilitino lo sgancio dello sci per sicurezza, e sia l'utilizzo di spessori molto ridotti, ovviamente la gomma deve essere posizionata solo in pochi punti che ci garantiscano quel minimo di grip quando camminiamo su percorsi difficili o sull'asfalto o nel barro, da qualsiasi parte dove normalmente si scivola molto. Mentre per quanto riguarda lo sci da sci alpinismo, lo scarpone da sci alpinismo deve fare tante funzioni camminando, quindi camminare sia su roccia, sulle creste difficili, che in avvicinamenti magari particolarmente lunghi quando c'è poca neve, sia l'attraversamento di zone difficili, montare i ramponi. Per cui in tutte queste situazioni è fondamentale avere una suola completamente di gomma, sia che protegga lo scafo in plastica, sia che ci garantisca il giusto grip. In particolare questa, per esempio, è una suola con due mescole differenti, una mescola centrale nera che aiuta tantissimo il grip sul ghiaccio, la nostra mescola Ice Grip, e in punta e sul tallone delle mescole che si consumino molto poco, pur garantendo buon grip, in modo da non peggiorare l'entrata o l'uscita dall'attacco da sci alpinismo. Questo è il nostro laboratorio di analisi fisico-tecniche e chimiche delle mescole. Quindi qua vengono testate tutte le mescole per quanto riguarda le caratteristiche di allungamento, abrasione, se sono elastiche o non elastiche. Il laboratorio, che è una camera climatizzata, vengono controllate tutte le caratteristiche delle nostre suole. In questa prova si va a verificare se la gomma scelta o questa mescola si allunga prima di rompersi di una percentuale che a noi interessa. La lavorazione della gomma prevede diversi passaggi proprio per miscelare opportunamente tutte le materie prime. Dopo che la gomma viene cominciata a essere impastata in una cosa simile a un impastatore per la pasta, deve essere girata in una serie di rulli che poi si muovono a velocità diverse e continuano a comprimere e mescolare la gomma in modo da essere sicuri che la dispersione dei singoli componenti chimici al suo interno sia nel modo più possibile omogenea. Sono questi pezzi di gomma nera che vedete, che assomigliano a degli ossicini, che vengono preparati dalla macchina già nella quantità giusta per ogni stampo che abbiamo in questo momento in lavorazione. Ogni salamino è in questo caso dedicato a uno stampo preciso, quindi a una forma che aiuta a riempire lo stampo nel modo più corretto, e una massa tale per riempire completamente lo stampo e non avere sprechi inutili.
questo è quello che contraddistingue Vibra. Noi non vendiamo nessuna suola senza il marchio. Il marchio è di gomma reale, una gomma vera, e viene postampato insieme a ogni suola, per cui non si può togliere. Quindi partiamo da una gomma gialla, del giallo Vibra per l'appunto, e viene pustellato e preparato ogni ottavo che andrà sotto ogni suola.